Ciao uomini nudi e bentornati sul mio canale. Questa volta vi voglio portare un gameplay di un gioco, anzi se vogliamo, volendolo potremmo chiamare una beta per adesso, che si chiama Redout. Ci tengo a dire che è di una software house completamente italiana, la 44 Big Things. Spero di averlo detto giusto. E questo gioco vi porterà alla mente sicuramente Wipeout e sicuramente F-Zero, dei giochi che io ho apprezzato veramente tantissimo. Vi consiglio già da subito di munirvi di un joypad, perché sarà cosa buona e giusta utilizzarlo. Si può comunque utilizzare tranquillamente anche la tastiera. Ovviamente secondo me col joypad vi divertirete ancora di più, perché potrete dare una sterzata un po' più fluida, secondo me. Non c'è bisogno che ve lo dica, è un gioco velocissimo, quindi mega adrenalinico. Come vedete abbiamo una carriera con più di 75 eventi, 4 località diverse con ben 20 tracciati. Avremo anche la corsa veloce, il multiplayer, le opzioni, il riconoscimento e usciamo dal gioco? Direi proprio di no. Andrei direttamente su carriera. Come vedete qua abbiamo next event, seleziona il prossimo evento, oppure profilo, e qui potremmo controllare tutte le varie statistiche, i progressi nella carriera, eccetera eccetera, anche i nostri soldi. E ne ho sempre pochi. Poi abbiamo nave, che sarebbe poi il nostro mezzo, quello che utilizzeremo in gara. Eccolo qua. Come vedete questi sono i nostri mezzi e anche le varie classi. Come vedete abbiamo la classe 1, in questo caso il mio Takatora. E poi avremo la classe 2, la classe 3 e la classe 4. Ma non è finita qui, perché avremo svariati team. Quindi questo è un team, ma ne potremmo avere un altro, come in questo caso Scuderia Lunare, come vedete. Oppure potremmo la ESA, eccetera eccetera. Ci sono svariati team con vari tipi di mezzo. Come vedete ci sono i power ups, eccoli qua. Abbiamo quelli attivi e quelli passivi. Quelli passivi sono cose tipo il generatore potenziato, con una turbina più efficiente che migliora la ricarica di energia. Quindi è un po' come migliorare il motore in un'auto, se vogliamo. Motore, turbina, tenuta, eccetera eccetera. Dall'altra parte invece abbiamo i power up attivi. E di qua tutti i power up attivi, tutto quello che serve per farci odiare dagli altri giocatori. Quindi per esempio il pulso EMP, che scarica un'onda d'urto elettromagnetica che blocca l'energia degli avversari per qualche secondo e quindi ci odieranno. E ci tengo anche a dire che come requisiti di sistema mi ha veramente stupito. Si parte da un sistema minimo, se vogliamo, di un Windows 7 con un i3 da 2 giga e 6, 4 giga di RAM, una GTX 560 e 6 giga di spazio libero nell'hard disk. Voglio dire, dovremmo riuscire a farlo girare un po' tutto. Quelli invece consigliati, quindi quelli che ci daranno la possibilità di farlo girare a manetta in una maniera incredibile, ci chiedono un Windows 10, un i5 da 2 giga e 6, 8 giga di RAM e una GTX 960. Anche in questo caso comunque non si parla di cose veramente proibitive. Molti di voi avranno sicuramente anche cose molto più potenti di queste. Quindi partiamo. Go! Ma quanto è bello, quanto è bello, quanto è bello. Scusate, ma io mentre gioco mi trovo un po' così. Ai ai ai. Quante botte che prenderò. Scusate, ma non giocando di continuo a volte mi trovo un po' incasinato. E questa è la prima volta che la faccio. Oh santissimo. Oh. È bellissimo. Ci dà veramente una soddisfazione incredibile. Oh. Sì, così che si fa. Sì, anche un po' di turbo perché non ci facciamo mancare nulla. Mi sono fermato, scusatemi. Sì. New record, pensa agli altri. Ai ai ai. Ho fatto schifissimo, scusatemi. Così. E adrenalinico in una maniera che non potete capire. No, sono stramorto. Ma giusto un goccetto. Il bello è che potrete crepare, non è che siete per forza tutta la partita su dei binari. Quindi c'è un bel po' da dire le parolacce e cercare di guidare bene, come in qualsiasi altro gioco poi del resto. E questa è una cosa veramente molto bella. Ho esagerato. Vabbè, ho tirato il freno a mano proprio, È veramente bello, sì, hanno detto cosa buona e giusta su di me. Comunque sappiate che i danni sul mezzo ci sono e come. Comunque una volta che voi beccate qualcosa, il vostro mezzo comunque rallenta. Oh santo cielo.
e quindi non conviene fare spalline varie contro le barriere. E adesso avrò fatto schifissimo, però dovete sempre calcolare che è la mia prima partita e quindi ci sta. Sapete che a me piace fare le cose da zero, anche se ne avevo fatte un paio su un altro tracciato che però non è assolutamente uguale o simile a questo, quindi è un po' come aver fatto tutto da capo realmente. Finish. Ho fatto schifissimo, difatti mi ha detto che mi darà un pugno in faccia, ecco, il bronzo. Ma me lo sono meritato perché era la prima gara e perché va bene così. Ora entriamo nelle opzioni di gioco, giusto per farci un'idea. Io sto giocando col gamepad della Xbox e come vedete abbiamo il solito LT per frenare o andare indietro, cosa abbastanza inutile, non frenare e andare indietro, ma comunque c'è. Poi abbiamo RT per accelerare, LB per il turbo, X per il power up, Y per la camera, B per guardare indietro e A per il classico turbo. L'analogico destro per scartare e dare un'inclinazione al nostro mezzo, l'analogico sinistro ovviamente per sterzare e i controlli telecamera con la crocetta direzionale. Poi avremo la schermata di controllo, redout, arcade, classic, io lascio redout che mi sembra anche vada molto bene. Poi vibrazione l'ho messa su on, volume musica l'ho abbassato a 30 adesso, insomma più o meno siamo lì, solo per fare il gameplay se no lo tengo a manetta. Video chilometri orari HUD a schermo, ovviamente nave on, tutto qualità risoluzione 100%, tutto quanto a manetta. Guardate l'animazione quando si accelera, dai, sono terzo. Aia, ho preso una stecca, ma no, faccio finta di niente. Sono primo e me lo tengo. Mi arrivano pure i messaggi per dirmi bravo che sei primo. Ora vedi di restarci primo. Hanno ragione, eh. Ciao, bello proprio. Ma che velocità arrivava questo. Oh. Primo è cazzutissimo, eh. È un siluro. Ah, ma ti prendo. No, forse magari il primo no. Ma non fa niente. Sono terzo e va bene. Mi accontento. Uno spettacolo davvero da giocare. Sì, ma non vale. Potremmo andare online e fare entra, cerca o fare da host. Potremmo cercare qualunque modalità, corsa, corsa pura, oppure cercare o fare da host, fare una lobby privata e invitare e fare quello che ci pare. Adesso è una beta, quindi l'online non ve lo posso far vedere perché ancora non è abilitato e spero di avervi incuriosito con questo gioco. Per tutti gli amanti del genere vi posso assicurare che è davvero molto molto bello. Vi ripeto per l'ultima volta, non abbiate paura dell'intelligenza artificiale miticissima che metterà a dura prova a chiunque, perché non sarà poi del tutto così. Adesso è solo una beta e quindi verrà modificata e migliorata all'uscita. Se avrà una difficoltà più giusta, se vogliamo, tra virgolette, dei nostri avversari, ma non con questo sicuramente ci regaleranno le partite. Spero proprio di no, perché il bello è proprio quello, il bello è bestemmiare per arrivare primi, non arrivarci senza fatica. Quindi con questo è davvero tutto, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, un bel pollice su, un commento qua sotto e alla prossima. Ciao belli.